Buongiorno, Giuseppe Valtorta, presidente di Victrix Armaments. Tu sei nell'epicentro della pandemia, quindi a Cazzano Sant'Andrea, in provincia di Bergamo. Come va lì? Buongiorno direttore e buongiorno agli appassionati e gli amici di Armi e Tiro. Sì, siamo esattamente nell'epicentro da dove sembra si è partito il grosso di questo virus. Siamo in Valseriana, avete sentito un po' tutti nominare Nembro e Alzano, che veramente qua ha un tiro di schioppo dalla nostra sede. E sì, la situazione dal punto di vista sociale è abbastanza dura, perché i numeri che vengono comunicati e pubblicizzati in realtà molto probabilmente sono solamente una minima parte di quello che in realtà qui sta succedendo. Sì, non rappresentano appieno, anche se effettivamente i reportage che si sono visti da quei paesi lasciano sgomenti. Sì, si parla di numeri che superano abbondantemente le 5.000 vittime, considerando che la Valle Seriana, come estensione territoriale, come estensione modesta, potete capire il cosa peso significa. Certo. Vabbè, ormai comunque, diciamo, noi manteniamo un atteggiamento positivo. Assolutamente. Anche perché è l'unico modo per poter pensare a un futuro con fiducia e poter mettere in campo quello che sono le azioni tattiche e strategiche adeguate per uscire nel migliore dei modi da questa situazione particolarmente complessa e dura. Victrix Armaments è al lavoro comunque, per i motivi che adesso ci spiegherai. Come vi siete organizzati per affrontare al meglio la situazione? Sì, c'è stata una... Noi siamo aperti poiché abbiamo diverse commesse aperte per il mercato della difesa, sia nazionale che estera. Diciamo, per poter andare avanti c'è stata una riorganizzazione a tutto tondo dell'azienda, dagli spazi alle procedure operative, all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale particolari e adeguati, secondo quello che tra altre cose è stato previsto dalle indicazioni del Ministero della Sanità. E c'è da dire che mi ha sorpreso la ricettività dei nostri dipendenti e il sostegno che ci stanno dando, perché si sono adeguati in tempi rapidissimi a metodologie di lavoro e comportamentali completamente diverse da quelle utilizzate fino ad oggi. Senti, anche per, diciamo, come dicevamo, per il ruolo strategico dell'industria della difesa, tu sei in contatto quotidiano, penso, con le forze armate e le forze dell'ordine. Non trovi che, per esempio, si sia parlato abbastanza poco, tutto sommato, del ruolo determinante che queste hanno, anche in questa emergenza coronavirus? E cosa ti dicono loro al riguardo? Ma diciamo che a tutto tondo, sì, ovviamente sono in costante contatto con sia le forze dell'ordine che con le forze armate. E la cosa che mi ha assolutamente sorpreso è il supporto morale, il sostegno che mi hanno dato a livello personale e a livello aziendale. Perché sono stato contattato da molti appartenenti proprio dalle forze armate, più che dagli amici. Per cui ho ricevuto telefonate e comunicazioni da ogni parte del mondo chiedendomi come potevano essermi utili e chiedendomi, insomma, indicazioni sullo stato di salute mio e dei miei collaboratori. Per cui, obiettivamente, questa è stata una grossa sorpresa. Allora, le forze dell'ordine, posso parlare a livello locale, stanno facendo un qualcosa, anche qui, di inaspettato mai visto, poiché hanno messo in campo tutta una serie di azioni di solidarietà a livello istituzionale, che vanno dal trasporto dei feretri, come avete visto tutti, al trasporto dell'ossigeno per i malati, piuttosto che portando la spesa agli anziani, vigilando e controllando comunque le aree e rispetto delle indicazioni del governo.
e abbiamo la fortuna a Bergamo di aver trovato in una situazione così particolare il comandante provinciale dei Carabinieri, che proprio in prima persona, veramente a tutto tondo, sta gestendo una situazione abnorme, veramente nel migliore dei modi, senza dimenticarsi nessuno. E le stesse persone che vediamo in divisa tutti i giorni, occupandosi anche di politiche sociali, in realtà anche fuori servizio si danno una mano, si danno da fare, dando una mano nei servizi di volontariato, anche qui a tutto tondo, dalla consegna delle mascherine, certo, all'assistenza agli anziani, insomma, a tutto ciò che necessita più bene. Vera solidarietà, quindi senz'altro bisogna ringraziare ovviamente chi è in prima linea, non soltanto primariamente medici e infermieri, quindi il personale sanitario, ma anche tutti gli altri che fanno lavori che oggi magari si rivelano in una importanza che ieri davamo quasi per scontata, anche le guardie giurate per esempio. E ovviamente anche le forze dell'ordine, mai anche queste vengono spesso, no, date per scontate. In realtà, quando si tratta di solidarietà, di lavoro comunque pratico, importante, loro sono sempre in prima fila e spesso non soltanto perché sono comandate. Senti, ecco, ovviamente l'aspetto importante della solidarietà, l'abbiamo detto, ti è proprio questo ottimismo, questa solidarietà, perché l'hai anche cercato di trasmetterla nella tua comunicazione, una cosa che fai abitualmente. Come vedi a questo proposito la ripresa? Ma allora, in realtà quello che è la nostra comunicazione aziendale, che se vuoi si è un po' fermata dal punto di vista della comunicazione prodotto, non è nient'altro che un'estensione del pensiero, del modus vivendi operandi dell'azienda. Per cui siamo ottimisti per quanto riguarda la situazione cogente sanitaria, che sta dando dei segnali obiettivamente incoraggianti, ma bisogna pensare a quello che succederà anche poi, per cui tutto ciò che è il mercato del lavoro, il mercato commerciale. Ma la ripresa la vediamo con fiducia. Abbiamo messo in campo tutta una serie di azioni, di proposte che nel tempo verranno avanti, che ci danno una buona speranza di ritornare con i giusti tempi, perché non mi aspetto che si inizi, certo, dall'oggi al domani, a ritmo pieno, ma che comunque ci sta indicando una strada da seguire per farsi ritornare a regime nel più breve tempo possibile. Beh, d'altra parte, diciamo, la breve storia della tua azienda la dice lunga a questo proposito, no? In 5 anni comunque, diciamo, sei arrivato dove sei arrivato, quindi diciamo che sei un interlocutore da questo punto di vista con una certa, qui sì, esperienza. Ma guarda, i risultati avuti fino ad oggi in realtà sono dati dalla fortuna e dalla ricettività aziendale. Cerchiamo di essere attenti a quello che ci succede intorno, siamo attenti a quello che sono le esigenze del mercato e soprattutto attenti alle esigenze degli appassionati. Certo. Per cui in realtà siamo dei buoni ascoltatori e cerchiamo in modo tempestivo di far fronte a quello che sono le richieste e le necessità degli appassionati del mercato. Ci stiamo espandendo molto velocemente un po' in tutto il mondo, per cui facciamo conto entro la fine dell'anno di coprire praticamente a livello globale praticamente ogni zona. Questo dovrebbe metterci in qualche modo in una condizione di sicurezza, se si vuole chiamare tale, per dare continuità lavorativa all'azienda e alle persone che mi stanno accompagnando in questa avventura.
Sì, questo... È ovvio che non sono in grado di fare previsioni su quel... Dimmi Massimo. No, dico, questa è senz'altro una chiave di lettura che ci auguriamo abbiano anche molte aziende della filiera italiana. È una, come dire, è un viatico per affrontare i mercati nei prossimi mesi. Non sarà facile, ma diciamo che il nostro paese dal punto di vista produttivo e dal punto di vista del genio, della creatività, non ha nulla da invidiare a nessuno, direi. Guarda, se può essere un'indicazione per farti capire come la pensiamo qui, già dalla fine di febbraio, dall'inizio, diciamo, di questa nuova crisi, noi siamo andati avanti con le campagne di assunzioni, stiamo andando avanti a investire nell'azienda a tutto tondo, per cui con nuovo personale, nuove figure professionali tecniche, stiamo sviluppando nuovi prodotti, nuovi progetti, insomma. Non ci siamo fermati, nonostante, insomma, la situazione così particolarmente complessa. Bene, Giuseppe Valtorta, quindi pollice alto, ok? Avanti tutta come sempre. E ci sentiamo presto. Certo, un abbraccio, grazie mille. Un abbraccio. Bocca al lupo. Ciao. Grazie mille, ciao.